senza bavaglio, informazione libera, sempre. E allora, consigliere, intanto siamo col consigliere regionale Casini del Movimento 5 Stelle. Abbiamo notato una cosa. Voi avete giustamente, prima della campagna elettorale, prima che nascesse il governo, inveito contro la casta, però poi certi vizietti della casta li riproponete. Gli autisti, i collaboratori, i portaborse, anche in regione. Vediamo uno stuolo di vostri collaboratori al vostro seguito. Ma io sono qui con la mia borsetta. No, ma dico in generale. Non c'ho collaboratori che mi hanno accompagnato, abbiamo... Però nelle stanze stanno. ...le persone che ci danno una mano, come è giusto che sia. Tutti i nostri colleghi portavoce a livello nazionale, nelle regioni, hanno un proprio... Ma prima queste cose non le dicevate? Sempre, no, noi abbiamo sempre avuto collaboratori che sono assunti regolarmente. Questo e hanno non abbiamo portaborse, sono collaboratori che si impegnano a prepararci un po' il lavoro. Volgarmente detti portaborse, non è che esiste la qualifica, mai esistita la qualifica portaborse, ripeto, la sostanza è quella. Ripeto, noi non, tra l'altro non abusiamo, anche perché abbiamo messo da parte tantissime risorse che non abbiamo speso proprio rispetto ad altre forze politiche che spendono parecchie risorse dai soldi che hanno a disposizione ogni gruppo politico. Noi invece abbiamo a disposizione tantissime risorse. Parliamo dei tradimenti. Ilva e TAP. Ilva si è consumata ampiamente, la TAP è sulla via della pugnalata che viene inferta. Dopo 2 o 3 mesi il quadro si è completamente capovolto e avete scoperto che quelle cose non si potevano cambiare. Mi sembra un po' una favoletta che è servita solo per raggranellare voti e consensi. Ma su TAP noi siamo stati, su TAP la questione Ilva, ma mi chiedevi della questione TAP, che è quella più attuale, noi siamo stati sempre contrari a TAP, tuttavia ci si è resi conto, stando al governo, di tutti i vincoli che il passato governo aveva creato e delle difficoltà anche di poterli scardinare. Ma questo lo dovevate sapere prima, lo stesso contratto di ArcelorMittal per l'Ilva non è che è nato ieri sera. Sì, però noi lo vediamo in regione, ti assicuro che non è facile capire che cosa fa la giunta, capire cosa fanno i dirigenti. La coerenza vi imporrebbe di prendere le distanze dal governo, voi avendo il governo tradito le aspettative, nelle quali voi avevate creduto. Il governo io credo che non abbia tradito le aspettative, perché fino ad oggi noi siamo a studiare la faccenda, una faccenda, ripeto, molto complessa, che vede diversi enti interessati, financo anche la regione, e per TAP purtroppo in questi mesi non si è riusciti a far valere le esigenze, le emergenze ambientali di quell'approdo, a causa appunto di una mancanza. Però in campagna elettorale sull'Ilva si urlava la chiusura. Nel contratto di governo c'è scritto chiusura progressiva delle fonti inquinanti e riconversione. Nulla di questo, anzi aumento della produzione, perché c'è un aumento del 60% della produzione. Se pensiamo che una riconversione possa essere fatta all'oggi al domani, io credo che nessuno sia... Però c'è la chiusura progressiva, qui invece c'è l'ampliamento progressivo. No, c'è un ragionamento fatto con ArcelorMittal, c'è un ragionamento anche che porterà l'impianto a diminuire gli impatti e gli inquinanti, garantendo anche l'occupazione. Sì, ma non erano questi i propositi della campagna elettorale, altrimenti sareste stati uguali a Calenda e a Renzi. Io capisco che si voglia attaccare... No, stiamo parlando di dati di fatto. Non parlo del suo intervento in generale. Io guardavo con simpatia i 5 Stelle, lo premetto. In generale, voglio dire, cosa è successo? Le campagne elettorali devono essere poi lasciate alle spalle e guardare poi la realtà. Questo vale, ripeto, per tutti. Oggi c'è un senso di responsabilità da parte nostra che guarda anche a tutta una serie di esigenze di quella città. Sappiamo quanto Ilva è comunque importante. Ora lo dite, prima era il cancro, era il male dei mali. Importante, per quello ti stavo dicendo, importante da un punto di vista dell'inquinamento, delle morti che comunque ci sono a Taranto. Io non dimenticherò mai la disperazione che c'è a quartiere Tamburi. Sta di fatto che questo governo, di cui io poi ne faccio parte, ma sono in consiglio regionale all'opposizione, io sono più che convinto che questo governo guarderà alle istanze dei cittadini, alla salute dei cittadini tarantini, anche perché sennò mi riterrei anche io insoddisfatto. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.